Siamo in diretta su Unica Radio, bentornati. Ricominciamo un po' tutta la stagione proprio oggi con questa intervista di riapertura, un po' appunto appunto dell'anno 2018-19 di Unica Radio. Siamo in compagnia, come li avete riconosciuti, di Nicola Spiga e Sam Sollai. Oggi parliamo della 21ª edizione di Forma e Poesia nel Jazz dal 27 settembre al 30 settembre negli spazi dell'ex manifattura Tabacchi. Un po' insomma dislocata anche attorno a tutta l'area metropolitana, perché sono tante le iniziative delle quali andremo appunto a parlare, quindi non solo musica, ma tantissimi eventi, chiamiamoli proprio eventi perché delle cose sono veramente collegate, ma potrebbero funzionare anche da sole. Innanzitutto bentornati, ecco, ormai Grazie questo a voi. è un appuntamento annuale con questo festival che poi seguiamo proprio direttamente, quindi ci siamo particolarmente affezionati. Nicola, 21 anni, a 21 anni si può votare anche in Senato, Esatto. quindi. Praticamente è maggiorenne per quanto riguarda la parte politica. Sì, 21 edizioni, sempre al centro di tutto, al centro della manifestazione, la musica, la buona musica, che ha come punto di riferimento chiaramente i jazzisti nazionali, i jazzisti italiani, e cercando di, insomma, di trovare sempre punti importanti, e quindi ogni anno cerchiamo di fare questo programma di qualità. C'è tanto, anche quest'anno c'è tanto, come dicevi tu, ci sono diverse iniziative collaterali che possono essere anche iniziative a sé stanti, non sempre possono essere collegate, ma anche essere appunto iniziative a sé stanti. Quindi non solo manifattura, dove ci sarà il centro della manifestazione, ma anche situazioni all'aperto, escursioni guidate al centro di Cagliari, in zone belle come la Sella del Diavolo, laboratori per bambini, una parata musicale in anteprima, jazz in metro, quindi Ma tu l'avresti mai immaginato quando stavi iniziando nelle prime edizioni a lavorare su questo festival, che poi si sarebbe arrivati a una 21ª con tutto questo di contorno? Perché adesso ne parli con grande disinvoltura, ma immagino che se uno dovesse iniziare subito con una mole di lavoro del genere non sarebbe per niente semplice da No. gestire, eh. Tra l'altro volevo sempre ricordare chi ha, insomma, dato l'imprinting a questo festival, che è come rassegna i primi appuntamenti realizzati all'Alceste, la prima edizione curata appunto da chi ha dato il nome alla manifestazione, che è il chitarrista e compositore Giorgio Murra. E effettivamente la manifestazione è cresciuta, è diventata grande, ha cambiato anche i connotati. Si è un po' sviluppata non soltanto attraverso la musica, ma tante altre iniziative che comunque hanno a che fare con la musica, comunque, cioè l'iniziativa sui laboratori, che comunque hanno una valenza sulla musica, sono incontri musicali, varie iniziative legate, quindi mostre. Quest'anno abbiamo invitato il nostro amico Attilio Berni, che è l'unico che ha un'esposizione di sassofoni unica al mondo, è l'unico che la detiene con 300 e più pezzi. Me l'hai presentato l'anno scorso, l'avevo conosciuto, ma me l'hai presentato a Seul quest'anno. È possibile, forse. Sì, è venuto anche a È stato Seul a ospite, sì, fare. È infatti, a stato Seul, ospite anche. abbiamo cenato insieme, È sì. stato ospite anche a Seul, Quindi. Seul Museum. Insomma, tante belle sorprese, tante riconferme, appunto, anche dal punto di vista. Quindi, Una anche. riconferma è anche qui al tuo fianco? Sì. Eh? Ebbene sì. Oggi hai la magliettina di Pat Metheny, Sì, è o sua. di Paolo Angeli. No, è di Pat Di Pat Metheny, me l'ha Metheny, ok. Di prestata Paolo per questo Mensa. pomeriggio. Tanto ce le ha tutte uguali, non è che li Esatto. cambi, No, la mia è non è che li diversa. cambi molto. Le Ci sue sono. saluta Daniele Russo, dice ciao boys, ciao Ciao, Daniele, brother. ciao, Daniele, ciao. ciao. Entriamo anche nel vivo, appunto, delle scelte Certo. musicali, poi continuiamo a parlare anche di tutti, appunto, gli appuntamenti di contorno, che sono tantissimi, ma facciamo un po' e un po'. Quindi Sì, è come no. quando stai pranzando, Vuoi spizzicare? spizzichi qui, E poi poi vai. mangi quello, Sì, bisogna. bevi un po'. Adesso andiamo a mangiarci un po' di jazz, nel senso, si apre il 27 settembre alle ore 19 con Olivia Trump
Hammer Trio, c'è lo zampino di Samson Lai qui? No, c'è poco zampino mio, infatti mi occupo praticamente della direzione di produzione quest'anno e della coordinazione artistica. C'è qualcosina, giusto, il direttore artistico è qui presente, eccolo qua, e, quindi ho suggerito diciamo una delle band che è quella che chiude proprio il festival, quella di Emanuele Cisi con Flavio Boltro, Legnini, Rolf e Tash. Sì, infatti sono da nominare tutti in realtà, perché sono tutti dei fuori classe. Sì, quindi sì, è veramente un quintetto che suggellerà veramente la ventunesima edizione di Forma e Poesia nel Jazz. Ma torniamo alla pianista Olivia Trammer, che è una pianista che si è innamorata dei suoi compagni di viaggio, si è innamorata dell'Italia, ha avuto un po' un cambio di percorso, nel senso che sì, era venuta a suonare in Italia, ma poi ha avuto un felice incontro che vorrei che appunto tu ci raccontassi. Sì, sì, il suo felice incontro insomma con Nicola, batterista Nicola Angelucci, quindi ho avuto occasione di sentire, poi Matteo Bortone, grandissimo contrabbassista, molto interessante questo progetto del trio, lei oltre che pianista è anche cantante, e quindi una grande apertura, complimenti per la scelta Nicola su questo trio abbastanza fuori classe, come vogliamo citare. Sì, poi quindi tre concerti al giorno, oltre che gli eventi collaterali, quindi il primo appunto come dicevamo Olivia Trammer Trio, e sarà le 20, quindi Delicaones, quindi Francesco Berzatti. Sì, che è una formazione veramente incredibile, lo posso dire. Sì, molto viva. Quando il programma era in fase di definizione ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con Nicola ed ero assolutamente entusiasta, perché appunto vedere dal vivo Delicaones, che è un gruppo che inseguivo da tantissimo tempo, sarà veramente un'occasione per tutti, anche per quelli che ci stanno guardando in questo momento e per chi quest'anno, come al solito, vedrà del buon jazz italiano di qualità che il buon Nicola continua a portare a Cagliari, anche perché Forma e Poesia nel Jazz è un festival che tra i festival e tra le miriadi di offerte che oramai ci circondano, ed è anche buono questo, però si distingue proprio per una cifra stilistica. Uh-huh. Quindi se lui fosse un musicista sarebbe specializzato negli standard, quindi italiani. Che strumento suoneresti se fossi musicista? No, io prima suonavo la chitarra. Ah, chitarrista, ma chiaramente con pessimi risultati. Anche, però è un discreto cantante. Vale sia per i giornalisti che è appunto per gli organizzatori. Chi non sa suonare o scrive o organizza, quindi però suonavo benino la chitarra, ma facevi jazz? No, mi piaceva molto la bossa nova. Quindi ero un buon cantante, ecco, insomma, questo anche insomma, che però chi mi conosce lo sa. Vabbè, in doccia canti? Ma in doccia, anche in altri posti. Va bene, torniamo al festival. Quindi apertura 27 settembre con Olivia Trammer, che è appunto un trio che è fantastico. Sì, diciamo che se si inizia così si può solo continuare assolutamente sempre meglio. Delicaones alle ore 20, che è appunto un progetto che vedrà poi i due leader, che sono Mauro Ottolini e Francesco Bearzatti, due musicisti straordinari che hanno modo di calcare molto spesso i palcoscenici internazionali. Bearzatti risiede praticamente a Parigi, quindi è un musicista che ha modo di confrontarsi con la scena francese, che è una scena importantissima in Europa e nel mondo. E appunto anche questa scelta dei Delicaones come è arrivata? Ma anche per gusto personale, poi ho avuto modo di sentire dal vivo per la prima volta l'anno scorso Ottolini insieme al progetto di Gavino Murgia, mi è piaciuto, sapevo che c'era questo progetto in serbo insieme a Francesco Bearzatti e questa cosa mi è piaciuta, quindi ho pensato di poter fare questa scelta, anche perché comunque sia Bearzatti che Ottolini sono anche abbastanza duttili. E sono già venuti più volte nel tuo festival. Sono venuti più volte, anche l'anno scorso c'era lo stesso Bearzatti su un progetto bellissimo su John Coltrane, quindi abbiamo avuto modo di... Poi, insomma, è una scelta così anche di... una scelta anche
personale, insomma, anche di gusto personale, però conoscendo musicisti sono convinto che avremmo da divertirci e far divertire il pubblico presente. Che cosa succederà poi dopo? Succederà che Mauro Tolini rimarrà sul Sì, palco praticamente, verrà esattamente. affiancato da Roberto De Nittis e dalla Stella. No, Roberto De Nittis C'è c'è una stato piccola il problema con variazione. Roberto De Diciamo che Nittis. No, sì, c'è un problema perché poi tornerà dopo 2 giorni, poi spiegheremo Va bene, perché. Comunque comunque la c'è grande stella della serata sarà la cantante Karim. Karim, anche quella è una scelta, come dire, di stile, perché lei comunque è una bravissima cantante, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Per quanto riguarda i format, eccetera, però devo riconoscere che lei è una grandissima professionista, cantante, abbastanza coinvolgente, è una voce molto rhythm and blues, ecco, capito? Quindi la trovo particolarmente comunque adatta alla Si manifestazione. chiama E The poi Big Easy Trio Big e Easy Trio. prende il nome dalla città di New Orleans. Sì, infatti sarà Quindi. abbastanza sull'early perché ci sarà Ottolini che suonerà il sousaphone e delle percussioni. Non lo sapevi questo? No, Ecco, sapevo, cioè, no, nel senso suonerà che quello. ci sarà Ormai appunto. accompagna Ottolini sempre anche una collezione di conchiglie, quindi Esattamente. diciamo che ormai veramente Mauro sta Ci porta, prendendo delle certo. strade sempre più interessanti, quindi La sperimentazione pura, interessante, ecco, insomma, tra l'altro anche un bravissimo cantante, c'è una bellissima voce, Ottolini. assolutamente sì. Consiglio a tutti l'album Otto Volante, che è Ottovolante. proprio tornando a parlare di musica jazz italiana, appunto lo vede cantare le canzoni più importanti degli anni dello swing italiano, cioè del Certo. periodo d'oro, quindi molto interessante quell'album, quindi sempre Sì, meglio, no. sempre bene consigliarlo. Prima giornata archiviata, nel frattempo ci scrive Enrico Merlin e ci chiede se deve venire. Io direi che sì, devi venire Enrico, Dipende cioè secondo me Enrico, sì. Enrico, certo che ci sarai. se c'è il volo, sì, diretto però. Ci Sì, sarai, ci sarai. Ci certo sentiamo più Enrico, ci tardi. vediamo sicuramente qua. Ti aspettiamo perché saranno molto attese i tuoi incontri, le tue lezioni, insomma, quest'anno sono particolarmente interessanti perché ci sono vari coinvolgimenti di cui parleremo dopo. Assolutamente, seconda giornata, ore 19, l'apertura, appunto, come un po' succede in questa edizione, vedrà ancora una volta sul palcoscenico Francesco Bearzatti, questa volta affiancato da un giovane veterano della Sì. musica jazz italiana, lui è Giovanni Guidi, dico giovane veterano perché all'età di 34, 35, forse 33, 34 anni, ha già pubblicato per ECM, affianca Enrico Rava nel suo storico quintetto. Abbiamo avuto modo anche di vederlo alla grandissima sul Nella palco Big Band. del Time in Jazz quest'anno a Berchida, quindi per lui è un ritorno in Sardegna a distanza di pochissimo tempo. E appunto questo duo che coniuga un po' la muscolarità anche, il blues di Francesco Bearzatti, appunto con un pianismo assolutamente originale nel panorama jazzistico italiano. Quindi un duo che non è assolutamente una scommessa, ma una certezza. Sicuramente, Assolutamente. sì, stanno Sì. avendo molto esito, insomma, un po' in tutta Italia, ma anche in Sì. diversi festival internazionali. Sei curioso di vedere questo duo, indubbiamente. Sì, Sì. sì. Poi, insomma, il successivo sarà quello di Joe Barbieri. Venite un po' più qui vicino, Veniamo un po' più sì, qui vicino. Ci ok. sei, Nicola? Sì. Ecco, sì, ancora Il secondo sempre più concerto basso. continuerà con Joe Barbieri in quintetto, in versione quintetto, che presenterà il suo nuovo album che si chiama Origami, che è un po' va sul latino, quindi Va un po' sul sulla latino, un Sud po' America, sul insomma, Sud America, è molto sul amante del Brasile. sul Brasile. Tra l'altro, comunque, anche Joe ha avuto diverse collaborazioni importanti. Ricordiamo C'è quella con anche Stefano Bollani, insomma. la tromba di Fresu in questo Origami, quindi C'è anche la. addirittura la presentazione del disco l'ha scritta Paolo Fresu. Quindi per dire che è molto vicino anche alla nostra terra, vabbè, Paolo Fresu è un po' il papà di tantissimi progetti musicali in Sì, questo molto momento. acustico, insomma, come quintetto. Ci sarà anche infatti il violoncello con Stefano Iorio, lui ha la voce e la chitarra acustica, quindi insomma. Insomma,
È un concerto da, assolutamente da vedere. È un cantautore, un compositore, un poeta, perché tutto quello che scrive Conosciuto più sono sul folk che sul sì. jazz, sulla sezione jazz, Quindi però. anche questa è la particolarità. Alle 22, ricordo, del 28 settembre, accade una cosa magica, sul palcoscenico di Forma e Poesia nel Jazz. Arriva un progetto assolutamente originale, un progetto suonato, ma anche narrato, con il grande Giorgio Tirabassi, uno degli attori più importanti del cinema italiano e non solo, lo ricordiamo veramente per tantissimi ruoli che ha ricoperto. Enrico Merlin nel frattempo ci risponde yes, quindi Enrico Merlin verrà a Forma e Poesia nel Jazz nel Sembrerebbe 2018, ce l'ha confermato. certo. Dicevo appunto il progetto che si chiama Django, il fulmine a tre dita, dove appunto lo stesso Tirabassi, oltre che raccontare la storia di Django Reinhardt, forse il più grande chitarrista appunto della musica manouche, che poi Più importante, certo. è nata con lui, ma poi tantissimi sono i chitarristi oggi che suonano questo genere. Parliamo di Stokelo Rosenberg, lo stesso Biréli Lagrène, Lagrène, che tu hai certo. presentato egregiamente al Parco dei Suoni nel 2015 in occasione di una edizione dello European Jazz Expo. Però appunto torniamo indietro, andiamo a scoprire un po' la storia di questo chitarrista sfortunato che è riuscito da quella sfortuna a creare uno stile, perché appunto andò a fuoco La roulotte. la sua roulotte, lui perse l'utilizzo di due dita. Esatto. E con le altre due dita, praticamente, perché poi con il pollice appunto opponibile teneva il Sempre manico. certo, la mano sinistra, chiaramente. Sì, vabbè, sto facendo l'esempio perché questa mano ce l'ho qui, quindi non si può vedere. Sto facendo. Vabbè, io sono mancino, Ah, è quindi. giusto, Vabbè, quindi anche Jimi Hendrix. Allora, tu potresti correggere certo. Jimi Hendrix? No, no, non Ah, farò. ok, vabbè, io non sono Jimi Hendrix, però era solo per salvarmi. Appunto, lui narrerà, quindi racconterà, accompagnato da l'Hot Club di Roma, Sì. che appunto vanta tra le sue fila grandissimi musicisti. Però, insomma, ho già detto tanto, quindi Sì, continua. ma Sì. infatti poi una cosa che ho scoperto pochissimo tempo fa, loro si sono esibiti, adesso non vorrei esagerare se fosse lo scorso anno, fine anno scorso, a Londra, nel prestigioso club di Battersea, il Cucumber, che è un club a Londra dove si suona solamente Manouche. gypsy jazz. Assolutamente gipsy. E già loro con la Hot Club Roma si sono esibiti là, avendo oltretutto un grande successo, quindi lì sono molto fiscali su gipsy, quindi hanno fatto un gran successo, quindi sarà un bellissimo concerto sicuramente che si potrà assistere, Potete sì. andare, se siete curiosi, su YouTube, già a spizzicare qualcosa, giusto per rendervi conto anche del livello tecnico di Giorgio Tirabassi. E quindi sono proprio curioso di assistere a questo connubio tra parola e musica, nel quale appunto lui si dividerà nei due ruoli, Certo, quello del musicista e quello del certo. narratore, attore. Lui stesso dice, si andrà a scoprire veramente un personaggio incredibile, Assolutamente. spettacolo assolutamente interessante che terrà inchiodati nei seggiolini tutti quelli che ancora devono appunto andare a comprare Il l'abbonamento. Dove biglietto, si trova l'abbonamento si l'abbonamento? trova al box office, però Box si può office prenotare originale. online col Box Office Sardegna. Cliccare anche sulla nostra pagina, finalmente, formaepoesienelgez.com, e acquistare là. Tra l'altro, la novità è che rispetto allo scorso anno i posti sono numerati, quindi chi ha paura di perdersi il posto non c'è bisogno di questa tendenza ad arrivare, capito, col patema d'animo e dire: ah, non c'ho il mio posto, ero qua, sedo. Ognuno c'ha il suo posto assegnato, quindi prima si acquista. E prima hai la possibilità di vedere i musicisti da vicino, insomma. Accorrete, accorrete! Invece non bisogna assolutamente trascurare il fatto che questa edizione, la 21esima, ricordo, 27 settembre, 30 settembre, ex Manifattura Tabacchi ci saluta. Nel frattempo anche Marco Tullio dice: bravi Sì. ragazzi, sei anche tu un bravo Rock ragazzo, and roll. Marco. Tra Ciao, l'altro, ciao ciao! In qualche Marco. modo Marco ci si rivede sempre in questi giorni, eh? Quindi, vabbè, tu vedi noi non vediamo te, però ti leggiamo. Appunto un'edizione fortemente, tu hai
fortemente voluto che questa edizione fosse dedicata a un tuo grande amico scomparso di recente. Esattamente, l'amico di cui parliamo è Roby Massa, tra l'altro un talento come organizzatore, ha portato tanti di quegli artisti, ma aveva anche una sensibilità particolare per la musica, intuizione, quindi vabbè, i nomi sono presto detti, insomma, da Jovanotti, Zucchero, ma ha avuto anche la sensibilità di organizzare dei concerti raffinati di livello, come ha organizzato anche quest'anno Paolo Fresu, Gino Paolo, insomma, è un organizzatore a tutto tondo che ha dato molto per la città e per la Sardegna in tutti i sensi, sia come organizzatore ma anche come proprio promotore, grandissima esperienza, ma per me è soprattutto un grande amico, ecco, questo è il minimo che posso fare, lo sento di cuore di voler dedicare tutto il festival. E questo è molto bello ed era importante sottolinearlo. Il 29 settembre, sabato, penultima giornata, però veramente ricchissima di appuntamenti, nel mentre ci continuano a scrivere, quindi ci scrive Maurizio Congiu dalla Francia, grandi, un abbraccio a voi, ciao. Sì. Maurizio, Paolo Piga ci scrive, che salutiamo, ciao, che Paolo. Chi non sa suonare è fotografa, quindi... Quella è un'altra possibilità, oppure dice Merlin, chi non sa suonare canta, quindi, e comunque ci dice Enrico Merlin che ci vuole bene, non vede l'ora di abbracciarci, e che anche è appunto un programma super, anche quello di questa edizione, appunto sabato 29 settembre alle 19 si apre con i Vandalia Trio, i Vandalia, una grandissima, voluto fortemente da Nicola. Esattamente. Pianista, non vedente. Lui vuole essere chiamato cieco, cieco, da, cieco, sono cieco, cieco da, anche lui ha avuto le sue esperienze attraverso il talent, infatti con una simpaticissima edizione del 2016, credo, dove arrivò secondo. Però io l'ho conosciuto grazie all'impegno della BC Sardegna, che è partner della manifestazione ABC Sardegna, ricordiamo, un'associazione bambini celebrolesi che si batte tantissimo per l'inclusione di chi ha disabilità levi ma anche forti. Quindi questa forma di collaborazione l'abbiamo voluta tantissimo, grazie appunto all'impegno del dottor Marco Espa di tutta l'associazione che insomma che opera all'interno di questa associazione. Io ho avuto il modo di vedere Ivan in un concerto che avevano organizzato loro a novembre dello scorso anno e diciamo che mi ha abbastanza impressionato positivamente. Era un piano solo, però ho capito che doti tecniche, capacità e sensibilità musicali c'erano, quindi mi sono avvicinato, mi sono presentato e ho detto ti voglio al mio festival, quindi siamo rimasti in contatto. Molti lo conosceranno anche per la sua partecipazione simpaticissima a X Factor. No, è Italian Got Talent. Italian's Got Talent. Però è appunto importante appunto l'ironia, sottolineare anche quanto Ivan possa veramente essere un importante esempio per tanti ragazzi che si avvicinano alla musica. Esattamente, una persona dotata di una forte sensibilità, molto ironico, ecco, e poi un ottimo musicista, ecco, questo è quello che conta. Ne approfitto proprio così, mi collego, che la mattina del 29 ci sarà un incontro proprio voluto da noi fortemente, in collaborazione con l'Associazione Bambini Celebrolesi, dove appunto si parlerà appunto dell'inclusione sociale delle disabilità con i vertici dell'associazione. Quindi siete invitati tutti, la mattina a mezzogiorno avremo l'occasione anche di parlare di queste importanti forme di dove appunto la musica, la cultura, l'arte entra fortemente. Dove appunto dove c'è appunto la disabilità non è un valore aggiunto, non è un ostacolo.
Assolutamente, alle 20, un'ora più tardi, quindi dopo il concerto del trio di Vandalia con il suo trio berlinese, ci sarà appunto il trio di un altro pianista, che è uno dei musicisti più importanti della scena nazionale in questo momento, un pianista immenso. Eccelso, Lui è assolutamente. Claudio Filippini, Sam. Claudio Filippini in trio, come dicevi, come citavi, un pianista eccellente che insomma ha ideato questo trio con un trio di amici fondamentalmente, e che amici, musicisti incredibili. Appunto presentano Before the Wind, un progetto Che uscirà originale, il mese prossimo. esatto, un progetto originale, quindi niente progetto con la P grande, per i progetti normalmente si citano anche progetti di non musiche originali. E quelli non li citerei come progetti. Questo è proprio un progetto originale che appunto vede Claudio Filippini al piano, Luca Bulgarelli alla grande, non vedo l'ora di incontrare Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo Alla alla batteria. E quindi insomma questo è un trio a cui ci tengo assai, quindi non dimenticate questa data, un trio molto molto interessante. E alle 22 un'altra star Qui togliamo arriva. le sedie a questo Sì, beh, punto. assolutamente. Hai mai messo in... Maurizio ci scrive, sto rispondendo, in realtà... Ah no, vabbè, si stanno... C'è col... Con chi stai Ah, in parlando? realtà è a Buenos Aires. Ah, hola, compadre! Buon lavoro. Ciao, ciao, Mauri. Scusate, però appunto qua è tutto in diretta, se sono cose che succedono. Molto bello ritrovarsi, un po' ogni volta a fare una piccola riunione tutti insieme. Sì, è vero. Appunto, Nicola, hai pensato di togliere le sedie? Perché dobbiamo annunciare chi? Rui Paci. Ci sarà Rui Paci Pure con Roy Paci, Nico. Roy Paci il sestetto, in oltretutto. sestetto con un progetto diverso da quello che solitamente propone con gli Aretus, che è un progetto che si chiama appunto Unico, è solo Unico, lui, sì, è quindi. lui, quindi è lui, quindi besides, quindi inediti, besides e altre amenità, quindi sarà anche un progetto oltre che di una grande valenza musicale e artistica, anche divertente, immagino, perché Sì, anche praticamente lui proporrà inediti, alcuni inediti. nessuno è riuscito a sentirlo se non in qualche E concerto, quindi altri allora... classici, quindi in versione Roy Paci con la sua band, Esattamente. senza nessun ospite, quindi ovviamente sarà super up-tempo, quindi ecco perché si citava, probabilmente toglieremo le sedie a questo punto. Sì, questa è la giornata del 29 settembre, il 30 settembre alle 19, come al solito, Forma e Poesia nel Jazz continua ad avere un grande interesse per i progetti più interessanti nella scena regionale, nella scena sarda, tra questi i Musica Ex Machina, che sono una tua Sono vecchia una vecchia conoscenza, conoscenza, sono già partecipato a... che hanno collaborazioni illustrissime. Appunto hanno collaborato anche con Rui Paci, per Sì, esempio. infatti. Appunto questa scelta perché continui ad avere le antenne dritte rispetto a tutto quello che accade attorno alla scena sarda. Sì, effettivamente è una scelta, appunto, c'è questa tensione. Per dare una vetrina a chi, insomma, secondo noi ha bisogno di essere inserita in cartelloni importanti come questo, un cartelloni di qualità, ecco, diciamo. E quindi la scelta è ricaduta su Musica Ex Machina, perché insomma li conosco, so come suonano, poi hanno questa voglia appunto di emergere, proponendo sempre della musica di grande livello, di grande originalità. Sì, alle 20 un altro grandissimo, Remo Anzovino, che si muove a cavallo proprio tra la musica jazz, la musica Contemporanea. minimalista, contemporanea, insomma, un pianista del quale mi sono innamorato nel 2007, se non erro, durante un'edizione dello European Jazz Expo che si faceva ancora alla Alla Fiera. fiera. Mi ero seduto, sono rimasto completamente rapito. Andatevi ad ascoltare su YouTube Nanook. Nanook, e poi anche voi vi innamorerete immediatamente di Remo Anzovino, che poi da quel 2007 ha fatto tantissime altre cose. È un compositore, è un Sì. musicista e compositore tanto affermato. Quindi, Nicola, un altro grande nome. Sì, io ho avuto modo di conoscerlo invece nel 2010 quando lo invitammo per
Performai poi nel jazz, un'edizione al teatro, una fortunatissima edizione al Teatro Massimo, dove venne però in trio in questo caso. Ha fatto molta strada, sono passati 8 anni da allora, e tra l'altro ha scritto diverse colonne sonore, tra cui una recentissima, credo del gennaio scorso, con proprio con Roy Paci, un docufilm su Mohamed Ali. Quindi sarà anche l'occasione. Ci saranno Benissimo. delle sorprese, ecco. E non sono Quindi anche film muti, quindi lui sì, ha composto è una svariate composizioni, insomma. variate composizioni di. Yeah. Ci saluta anche Francesco Pintore. Ciao Francesco. Ciao E Francesco. appunto, adesso per forza ci devi raccontare il Certo. The Quintet. All the Quintet. Alle ore 22 dell'ultima giornata del festival, domenica 30 settembre. Appunto, una scelta nella quale c'è lo zampino anche di Samba. Assolutamente, Prego, un prego. consiglio Sì, ben accetto. scelta di The Quintet è nata, insomma, all'incontro dopo il festival di Nora, che abbiamo ospitato Emanuele Cisi col suo nuovo progetto No Eyes Looking at Lester Young. Quindi si è parlato di questo The Quintet, un quintetto, appunto, come citavo prima, con Emanuele Cisi, tutti i leader, quindi Emanuele Cisi, Fabio Bolto, Eric Legnini, Massimiliano Rolf e Adam Pascia alla batteria. Presentano brani originali, sempre con le loro incredibili ispirazioni, molto straight ahead, quindi sarà proprio un viaggio nel pieno dell'America degli anni 60, con alcuni standards, alcuni, come dicevo, appunto, poco magari frequentati, insomma, quindi gli standards che piace ascoltare sono anche quelli, soprattutto quelli poco visitati, insomma, per avere proprio quell'aspetto. Poi ovviamente tutti composti da un incredibile quintetto, quindi ve lo consiglio. Questo è l'ultimo concerto che chiude appunto la rassegna del 2018. Ma appunto non ci sono solo i concerti, appunto ci Esatto. sono le azioni collaterali. Nello spazio officina, quindi nel secondo spazio della Corte 2, Corte 2, sala officine, io la cito sempre come sala officine, appunto le narrazioni jazz di Enrico, del grande Enrico Berlin. Quindi ci sarai, ti abbiamo citato, ci sarà la presentazione di un libro importantissimo che è venuto fuori Mi quest'anno, hanno appunto detto che è è bellissimo. bellissimo. E io ancora non l'ho letto. Lo Lo riceverai, lo riceverà riceverai. per Natale probabilmente, Boh, sono appunto. 606 pagine, Se c'è quindi. un bel malloppone, molto bello. Appunto, la presentazione del libro di Simone Cavagnina e Claudio Loi, storia del jazz e dintorni. Quindi ci sarà questa presentazione. Ci sarà anche Sassofobia, appunto, le master e l'esposizione di Attilio Attilio Berni. Berni, con uno dei massimi, appunto, collezionisti di jazz al mondo. Sono passati tra le sue mani 12.000 pezzi. 12.000 pezzi. Ogni genere di sassofono, compreso quello proprio di Adolf Sax, svariati altri. Diversi, certo. Poi Di cui ci sarà due un giganti della già, perché c'ha due sax basso che sono alti 2,20 m e vengono per basso, baritono basso, basso. quindi 2 Cioè, due metri e metri e qualcosa qualcosa, ci vuole la di scala per sassofono. Poi suonarle. anche un sassofono del genere, che si è proprio nato per Piccolissimi, cioè. piccolissimi. Poi un progetto interessantissimo che partirà quest'anno, ad ottobre, quindi ci sarà la presentazione del progetto 377 del caro compositore, musicista, professore a Birmingham, Sebastiano De Sanay. Quindi ci sarà la presentazione del suo progetto che partirà appunto ad ottobre, un progetto che vede appunto Sebastiano fare un lungo percorso in giro per la Sardegna. Non posso citare molto, quindi sarà L'occasione importante, infatti, venire. appunto, di venire. Non posso citare molto su questo progetto perché ancora bisogna fare delle definizioni. Poi lo racconterà lui, appunto. Non dobbiamo dimenticarci delle escursioni. Oh yeah. Sì, o dalle cose Le azioni in metropolitana.
le degustazioni enogastronomiche e soprattutto cioè, veramente tantissimo. Non dimentichiamoci che negli incontri appunto presentati da Merlin ci sarà una importante che dedicato a Chet Baker. Chet Baker, là ci sarà una leggenda vivente, almeno per me, che è Nicola Stilo, flautista, chitarrista, polistrumentista, che ha suonato per circa 10 anni con Chet Baker. Quindi sarà l'occasione per sentire aneddoti e varie cose. Tra l'altro suonerà e ci sarà una sorpresa anche all'interno del, appunto, sarà uno degli ospiti di una delle formazioni. Quindi ha già detto troppo. È troppo, troppo. L'avevo spoilerato un po'. L'importante è che già questa proposta musicale vale soltanto la pena di venire, avvicinarsi ed acquistare i ticket e gli abbonamenti, perché è una manifestazione. Chiediamo a Enrico Merlin di darci una definizione ermetica di questa edizione di Forma e Poesia nel Jazz. Ce la scrive, secondo me, perché è collegato. Però nel mentre dico che appunto biglietti e abbonamenti, appunto informazioni sulla prevendita le potete ritrovare al Box Office Sardegna, certo. Quindi il vostro punto di riferimento sarà appunto il Box Office Sardegna. Per chi non volesse andare può collegarsi benissimo. www.formaepoesianeljazz.com e acquistare direttamente online tutte le informazioni, il calendario, tutto. E spazio anche per i bambini. Spazio per i bambini, cioè però finiamo dicendo che c'è anche una pagina Facebook vivissima che segue la cara Francesca Balia, sempre attiva, Forma e Poesia nel Jazz su Facebook, quindi appunto potete contattare anche direttamente la pagina. Torniamo ai bambini. Sì, appunto, un mondo di suoni, quindi sì. Tutte le mattine dalle... Due mattine, quindi 29:30. Sì, non abbiamo fatto tutto. No, abbiamo due mattine. Quindi saranno due mattine, quindi il 29 e il 30, dalle 10:30 del mattino, quindi ci sarà questo laboratorio per bambini, appunto, visto che l'hai programmato, citaci che cos'è. È un laboratorio dove appunto la musica è protagonista, dove si parte tutta una serie di elementi basici, dove questi elementi producono comunque suoni. Però... È un laboratorio didattico, un avvicinamento alla musica, ma un laboratorio didattico. Quindi magari avremo modo di scoprire fra qualche anno i nuovi talenti. Questo è programmato e realizzato dall'Associazione Spazio per Tempo, che abbiamo avuto anche lo scorso anno come appunto coordinamento appunto di questo laboratorio, di questi laboratori didattici. Quindi una buona possibilità per dare un'iniziazione ai bambini, quindi sia la mattina che anche la sera, ovviamente, quindi aperto a tutte le età. Bene, abbiamo detto insomma le cose principali che accadranno durante il festival. Non vi nascondiamo che Forma e Poesia nel Jazz, la pagina scrive seguiteci anche sugli altri social, ha ragione. Instagram. Sì, stiamo usando Instagram. Va bene, poi avremo modo di scrivere tutte le informazioni anche proprio come nella descrizione di questo video. Ma ci sarà Nicola Spiga alla chitarra? Questo vi lasciamo con questo interrogativo. Sam fa spallucce. Però vediamo un po' che cosa accadrà. Magari ti si ritrova in un progetto. Ma che no, chi lo sa? Magari se riesco a bere qualche bicchiere di vino in più, ricordiamo che c'è un punto ristoro. Okay. Certo, i collegamenti. Punto ristoro con ottimi vini, ottimi prodotti del territorio. Quindi c'è un momento anche di pausa. Infatti, i concerti sono 7-8, poi alle 10. Quindi questa possibilità di intanto visitare lo spazio della manifattura, che è bello così. Sì, ma ci saranno anche degli stand. Ci sono degli stand di produttori, vinile, quindi la possibilità di anche di interagire così in maniera informale anche con i musicisti che gireranno anche all'interno dello spazio. Insomma, è bella anche questo modo appunto di poter socializzare anche con... Quindi non soltanto stare appunto ad ascoltare i concerti, ma la possibilità di socializzare insieme. Questo è lo spirito della manifestazione. Attenzione, è arrivata la risposta di Enrico Merlin. Gliel'abbiamo chiesta, ci ha mandato un selfie, vedete? Ci ha mandato un selfie e ci scrive credo davvero che energia primordiale sia un'ottima definizione. Trovo bellissimo che si dia spazio ad alcuni dei più importanti musicisti italiani e non per natura.
nazionalismo, ma perché abbiamo un patrimonio straordinario che raramente trovano spazi così nobili per portare la propria musica. Quindi, insomma, Grazie non Enrico, possiamo che eh. essere d'accordo con le Cioè, parole di Enrico Merlin. assoluto. Appunto, ringraziarlo per essere stato con noi, come ringraziamo tutte le persone che si sono collegate, tutte quelle che si ricollegheranno, tutti quelli che hanno commentato, tutti quelli che commenteranno, quelli che ci riguarderanno, li salutiamo. Ciao, se vi siete appena collegati. Grazie Nicola Spiga, Grazie a direttore voi. artistico di Forma e Poesia nel Jazz. Tu sei quest'anno Il il direttore di produzione e direttore di produzione coordinazione. Samson Lai, che sono venuti a trovarci, ricordo, 27, 30 settembre, ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, 21ª edizione di Forma e Poesia nel Jazz, www.forma poesianeljazz.com, sui social, basta che voi cerchiate Forma e Poesia nel Fantasia Jazz, c'è Reggio. solo Forma e Poesia nel Jazz. Sì. Andate a rispolverare il programma per i biglietti al box office di Cagliari, sul sito del box office trovate tutte le informazioni. Grazie, se volete scriveteci perché anche noi vi daremo tutte le informazioni. Ciao, bacio. Ciao, grazie. Peace. Ciao.